comunale di Cagli, e con noi c'è il direttore Sandro Pascucci. Voi avete una grande ricerca negli artisti, negli spettacoli teatrali, e oggi invece avete uno spettacolo di flamenco. Sì, oggi abbiamo proprio degli artisti che vengono direttamente da Madrid, con danzatori e musicisti dal vivo. È una grande occasione per ammirare il folklore spagnolo alla massima potenza, proprio dai migliori interpreti di questo genere di danza e anche dai musicisti. Ci sono i nipoti di Paco de Lucía. Tu hai detto che noi abbiamo una grande ricerca di artisti. Adesso non per diciamo che sono anche gli artisti che cercano di venire a Cagli, perché c'è un teatro formidabile. Noi mettiamo a disposizione il teatro per provare, e tanto per rimanere sempre allenati. Avremo i prossimi giorni una grande compagnia musicale di danza che metterà in scena uno spettacolo tutto dedicato a Lucio Dalla, una produzione parigina che prova 10 giorni a Cagli e che presenterà in prima assoluta internazionale il 1° marzo, venerdì, a Cagli, questo lavoro che vi chiediamo di venire a vedere. Voi poi accogliete tutte le fasce d'età, ho visto anche la rassegna Andar per fiabe per i bambini. Sì, questo è un appuntamento oramai tradizionale, stasera il flamenco per gli appassionati di questa danza folcloristica spagnola, domani alle 17 uno spettacolo tutto dedicato ai bambini e alle famiglie. Sarà pieno anche domani come stasera, e siamo molto felici perché Cagli è in mezzo all'Appennino, ma evidentemente c'è un interesse che muove tante persone ad arrivare fino qua. È complicata, lo che passa è che contiamo, come ti dicevo, con artisti di primissima qualità, e è una meraviglia lavorare con loro, è un gustazo, io gozo cada vez che lo vedo prima del escenario, me hacen il lavoro molto più sencillo, molto più facile. Pero claro, llevamos toda la vida dedicándonos a esto, desde que era un chiquito, yo y todos, por supuesto, desde los 3 años ya estábamos preparando el escenario. Nonostante la complicata coreografia, comunque i ballerini sono tutti professionisti e sono ballerini che da quando avevano 3 anni che ballano, quindi è stato anche semplice lavorare con loro. Ci faranno vedere 2 cose, il flamenco e la danza spagnola. La danza spagnola che ha varie influenze, e il flamenco quello con le radici della nostra. Bailiamo sempre con il corazon, sempre querendo trasmettere e che la gente si divierta, se lo passi bene. Allora, il loro intento è quello, loro ballano sempre col cuore, il loro intento è quello di far divertire la gente e che stiano bene durante la serata, che rimanga qualcosa. Siete in compagnia? Realmente siamo 25 persone. Lo che pasa è che dipende dalla produzione e del paese, pues si adapta. A qui, per esempio, hanno pedito solo 12 persone, entonces abbiamo sido un gruppo molto reducido. ¿No? En aprile dell'anno passato fuimo 16 persone. Entonces depende molto della produzione locale. E che non sei ver questa noche? Di differenti bailes, mi dijo ante Carmen. Primero está bolero, que es clásico español. Es un estilo de danza que la gente desconoce más y a veces lo confunde con flamenco. Pero las dos diferencias, uno es mucho más estilizado y el otro es más de tierra. Más. Sí, exacto, esa es la palabra, tierra. Entonces, en bolero lo que hacemos es clásico español, intentando estar a la altura de la gran composición de Ravel. La segunda parte es una improvisación que creé escuchando a Mozart, ¿no? Entonces es un zapateado que está dedicado a Mozart. Y la tercera parte es el flamenco más puro que tenemos, ¿no? Porque además hay mucha parte de improvisación
Entonces nunca sale igual el espectáculo, aunque tenemos marcado los estilos de música que hay y tal, hay muchas partes que son improvisadas por el bailador, entonces depende de cómo se sienta ese día, baila de una forma o de otra, ¿no? C'è anche l'improvvisazione del ballerino a seconda di come si sente in quel giorno lì. Abbiamo le tre diverse diversificazioni di balli, quindi dal ballo spagnolo al flamenco, quello più di terra come dicevamo prima, quello più tecnico. E con noi c'è Pedro, musicista, che tocas tu? Flauto. Tito y yo hemos trabajado antes con otras compañías y siempre hemos venido muchas veces a Italia, o sea que es un país que un público maravilloso, yo creo que hay un buen público para el flamenco, para la danza en general y bueno, en esta compañía estoy encantado porque además me ha asignado la labor de director musical y cuento con dos músicos muy buenos que son Paco Soto a la guitarra y Paz de Manuel cantando, cantaora. Y entonces lo que hacemos, como ha dicho Tito, es hay una parte también improvisada y unas partes que son concretas, obligadas, que hay que hacer. Y eso da vida, es lo que da vida al espectáculo, que no sea siempre exactamente lo mismo como si tuviéramos una partitura escrita, ¿no? Eso se diferencia un poco de otros estilos. Quindi il gran piacere comunque di venire a Italia perché trovano sempre un pubblico molto accogliente e come diceva Tito ci sarà una parte più tecnica e una parte più improvvisata, quindi il balletto in sé per sé non è mai uguale, quindi si diversifica a volte e questo è il bello del ballo. Pues muchas gracias. Sí.